sul web, ragazzi, troviamo qualsiasi contenuto sul leggendario, grandissimo Ringo Starr dei Beatles. Io anche ho fatto qualche video su Ringo perché è sempre stato il mio eroe, il mio beniamino, il mio idolo. Oggi voglio semplicemente farti vedere una canzone, farti vedere come si suona Ticket to Ride dei Beatles e anche analizzare la genialità di questa canzone. Prima però, se non mi conosci, mi voglio presentare. Io mi chiamo Steve, sono un insegnante di batteria e un produttore musicale, un batterista ovviamente. Ho scritto due libri, Il batterista ostinato, Building Drum. Sul mio blog ufficiale stevefoglia.wordpress.com potrei trovare da scaricare gratuitamente il libro La tecnica delle mani, dove illustro un po' tutte le tecniche principali che ho imparato dai miei maestri come Don Famularo. Allora, come fa Ticket to Ride con la batteria? Così. Quindi è molto semplice. Allora, innanzitutto voglio ragionare con te su quella che è la genialità di questo brano. Perché genialità? Ma questa cosa l'abbiamo detta in tanti batteristi e forse mi starò ripetendo a dirtelo di nuovo, ma Ticket to Ride che fa qualsiasi batterista senza aver sentito la parte originale, la canzone originale, quindi quella parte di batteria di Ringo, se facciamo sedere sullo sgabello qualsiasi batterista senza aver mai sentito la canzone, sicuramente l'accompagnerebbe così. Perché viene naturale, no? Ma la genialità di Ringo Starr lo porta a eseguire una linea di batteria del tutto opposta a quello che qualsiasi batterista avrebbe fatto, puntando sulla creatività, sull'originalità e soprattutto sulla musicalità. Musicalità perché? Perché lui, con questo andamento, cassa, rullante e tom, va esattamente a seguire quello che è il ritmo e quindi la figura melodica ritmica che fa la chitarra e il basso. Quindi, se devi conoscere un rudimento per fare questa canzone, sicuro stiamo parlando del flam, perché lui con le mani esegue sempre un flam sul rullante e poi sul tom. Cambia solamente la figura della cassa tra le prime strofe e le ultime strofe. Prima fa tum ta tum tum ta ta tum ta tum tum ta ta tum ta tum tum ta ta, poi fa tum ta tum tum ta ta tum ta tum tum ta ta. Comunque te la scrivo così la puoi vedere. Allora, quindi facciamo a rallentatore la parte numero 1. Numero 2 invece ha la cassa non anticipata, ma sui due sul battere, diciamo, quindi rallentata. She's got a ticket to ride.
Ok, spero ti sia piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Ricordati di iscriverti al mio canale.